Ciao a tutti Colors, benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare volevo ricordarvi, anche se non lo faccio praticamente quasi mai, che ho anche un secondo canale dedicato alle cover che ho spostato, chiudendo definitivamente la rubrica Sting by Smule. Così se volete sentirmi cantare potete seguirmi anche lì. Detto questo, andiamo all'argomento del video perché io non ho il dono della sintesi, già lo so. Quindi anche se avrete letto il titolo, è il caso di iniziare a dirvi di cosa voglio parlare. In realtà volevo mettere insieme un po' di argomenti cercando di dar loro un filo logico. Quest'anno, purtroppo, come saprete tutti, se ve ne interessa qualcosa, non ci potrà essere alcun Pride a livello fisico. Ma siccome giugno è, deve essere e deve rimanere il mese del Pride, non potevo tornare su YouTube a giugno senza almeno un video per il mese del Pride. Vorrei parlare di alcune cose che resistono ancora nel 2020 d.C. Punto numero 1. Il coming out non serve. Perché non sono d'accordo? Sarò d'accordo il giorno in cui coloro i quali avranno la gentilezza di riconoscermi una vita sessuale smetteranno di dare per scontato che questa si debba consumare per forza con una donna, perché io sono un uomo. Le variabili della sessualità sono infinite, anche se io non condivido eccessivamente questa frammentazione infinita e incontrollabile nel dover dare per forza un nome a tutti i gusti e a tutte le inclinazioni possibili. Non mi ritengo nello stesso momento un contrario alle etichette. Perché? Perché se a me piacciono gli uomini, è inutile che voglia allontanarmi da dire sono gay, perché di fatto sono gay. E anzi, chi non lo vuole dire, a mio parere, nasconde qualche piccolo problema di accettazione. Che non giudico, però nello stesso momento non si può negare questo messaggio che arriva circa una mancanza di accettazione di fondo. Altra frase che ho ancora sentito: se uno è gay, bisogna rispettare la sua scelta. No, ragazzi, c'è un errore di fondo anche qui. Effettivamente c'è una scelta nell'essere gay pubblicamente. Ma questa scelta è proprio la pubblicità, che si può differenziare casomai da una persona che sceglie liberamente e nel pieno possesso delle sue facoltà intellettive di non rivelare la propria sessualità. Questa è la scelta. Non è che io una mattina mi sono svegliato e ho detto, ah, però quasi quasi voglio provare cosa si prova a dare un bacio ad un uomo piuttosto ad una donna. No, ragazzi, chiunque sceglierebbe la via più facile, chiunque. E chi vi dice una cosa diversa probabilmente ha rimosso qualche trauma o vi sta mentendo. Una variante della prima frase che ho detto è anche: il coming out non mi serve perché io faccio quello che voglio. E questa frase a me fa sorgere un po' di domande. Tipo, se voi la pensate così e vi innamorate, ma vi innamorate proprio seriamente di quella persona che vi fa vivere le farfalle dello stomaco anche se avete 30, 40, 50 anni, volete portarvela nella vostra vita, dividerci tutto, svegliarvi al mattino con questa persona e non dover aspettare il fine settimana per vederla. Non volete davvero condividere con nessuno questa cosa?
un genitore per chi ce l'ha, un fratello per chi ce l'ha, una zia, un cugino, un trisavolo, qualcosa. Non volete davvero condividerla con nessuno? Che vita triste. Io sinceramente non vi invidio, anche se dite di fare ciò che volete. Poi è una cosa mia, ma allora, perché questa frase l'ho sentita dire soltanto da persone gay? E voi mi direte perché gli etero non hanno bisogno di dirlo. Ma vi immaginate una persona etero che dicesse: io sono etero, sono innamorato di una donna, ma sono fatti miei. Non ha senso. Non credete? Secondo me anche questa variante nasconde una mancata accettazione. Per concludere, volevo portare un messaggio finale. Se stai guardando questo video, è dentro di te. Senti di avere una sessualità, oppure un'identità, oppure entrambe le cose diverse da quello che la società si aspetta da te. So che hai paura in questo momento. Però ricordati che la gente parlerà sempre, non solo per la sessualità, non solo per l'identità di genere. Basta un apparecchio ai denti, un paio di occhiali, una montatura un po' buffa. Per esempio, potrebbero dirmi che ho gli occhiali da vecchio. Quelli ho trovato e quelli ho comprato. Quindi parleranno sempre. Però c'è di mezzo la tua felicità, che non può darti nessuno se non parte da te, da dentro. Da qui. E se vuoi, ci sono anche io. Qui sotto, come sempre, ci saranno i miei social. Chi è arrivato alla fine? Ho messo apposta questo messaggio alla fine perché voglio vedere chi guarda davvero i miei video. Vorrei sapere cosa pensa riguardo ad una rubrica stile posta delle cose. Ovviamente non siete obbligati, a parte non siete obbligati a prescindere, non siete obbligati a parlarmi di amore, potete anche parlarmi di amicizia, potete anche parlarmi di problemi familiari, potete ovviamente restare anonimi, ma se volete dico il vostro nome, me lo direte voi. Ma per aprire questa rubrica, la cosa più importante è che ho bisogno delle lettere, cioè dei consigli, e quelli me li potete inviare attraverso i miei social che troverete, come ho già detto, in descrizione. Io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto. Se non siete iscritti, iscrivetevi. E ricordatevi che è diverso, è bello. Fate coming out, fa bene alla salute.